Entra il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio. Entrano le autorità accademiche e il corpo docente dell'Università degli Studi, l'Encampus University. Prende la parola il magnifico rettore dell'Università degli Studi, l'Encampus University, Carlo Alberto Giusti. Grazie. Buongiorno a tutti. Signor Presidente della Corte Costituzionale, signor Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, magnifici rettori, autorità civili, militari, religiose, colleghe e colleghi del personale docente e tecnico amministrativo, studentesse e studenti, signore e signori, benvenuti all'Encampus University. L'anno accademico che stiamo per aprire oggi non è un anno qualsiasi. Raramente un'intera comunità in sintonia con la gente del proprio paese è stata più carica di speranze e attese come ora. Ci aspettiamo un nuovo inizio. Il periodo che abbiamo vissuto e che ancora in parte ci coinvolge è stato drammatico per il mondo intero. La pandemia, termine che abbiamo imparato in questo periodo, ha distrutto la vita di molte persone, devastato intere economie
e soprattutto ha aperto interrogativi importanti per il futuro delle nostre istituzioni. Ha sfidato e continua a sfidare le nostre democrazie. L'università è una comunità di confine. Quando la collettività subisce un'aggressione, è tra i primi soggetti a sentirne gli effetti. Ma come comunità e come istituzione ha il compito di rispondere con rapidità in modo efficace. Le crisi comportano un rischio, lo sappiamo, ma costituiscono anche una grande opportunità. Questo è un momento di passaggio, un momento di innovazione che l'università deve essere con forza in grado di cogliere, non solo per se stessa, ma direi per l'intera società e per l'intero paese. Durante l'aggressione del virus, e continuo a usare questo termine, con le sue drammatiche conseguenze, il nostro Ateneo è stato capace di organizzarsi tempestivamente. Il lockdown, infatti, non ha interrotto neppure per un giorno la rete della nostra comunità. Lezioni, relazioni, seminari, convegni, incontri si sono svolti con nuove modalità. Abbiamo affinato strumenti e tecnologie, abbiamo precisato procedure e metodologie innovative. Grazie a questo sforzo, oggi la didattica a distanza che abbiamo sperimentato è una nuova aggiuntiva risorsa per il futuro, accanto all'essenziale ritorno alle attività qui in presenza nel nostro splendido campus. L'Ateneo, grazie alla sua vocazione innovativa ed inclusiva, ha introdotto un originale modello didattico interattivo, multidisciplinare e collaborativo. A partire infatti dall'anno accademico che inauguriamo oggi, tutte le aule e tutti i laboratori della Lean Campus University diventano degli hybrid learning spaces, nuova frontiera della didattica che il nostro Ateneo ha adottato tra i primi in Italia e direi in Europa. Un modello dunque di didattica ibrida, frutto di una specifica ricerca realizzata nell'ultimo anno, che consente ai docenti di svolgere con efficacia tutte le attività, sia con gli allievi presenti in aula, quanto con quelli collegati da remoto. Non ci siamo dunque chiusi in noi stessi, aspettando che la tempesta passasse. Anzi, abbiamo voluto avere e ricercare il coraggio delle porte aperte verso l'Europa, porte aperte verso gli Stati Uniti d'America, porte aperte verso il resto del mondo, volendo confermare con forza la nostra vocazione internazionale. È un piacere oggi da rettore dire che la nostra università può contare su ben 30 passaporti diversi presenti tra i nostri studenti, 30 nazionalità diverse, e tra questi 100 ragazzi recentemente giunti in Ateneo provenienti da università del Nord America che alternano la loro giornata tra corsi, studio e pratica sportiva ad alto livello, e lo fanno a Roma, potete immaginare quanto possa essere gratificante. A loro si aggiungono i nostri studenti impegnati nel mondo dello sport e a livello agonistico. Nei mesi scorsi, ed è un piacere ricordarlo, alcuni di loro si sono preparati per le Olimpiadi e nel contempo hanno frequentato lezioni e sostenuto esami. Rivolgo un saluto ai medagliati presenti in aula, coloro che hanno vinto le medaglie a Tokyo e che si sono da poco iscritti, sono entrati nella famiglia della Lean Campus University. La nostra attenzione dunque verso questo mondo è ormai una tradizione consolidata, anche grazie alla rinnovata partnership istituzionale con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Questa mattina abbiamo l'onore di avere il Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, che terrà un importante lectio magistralis. Il rilievo dell'istituzione che rappresenta e che ringrazio personalmente a nome dell'Ateneo, la sua funzione, il suo personale percorso ne fanno una preziosa risorsa per il Paese ed un chiaro riferimento per i nostri studenti, che si preparano ad essere i nuovi leader di domani. È con piacere dunque che dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2021-2022 dell'Università degli Studi Lean Campus University, il 23° della nostra storia. Grazie a tutti. Prende la parola il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e Program Leader del corso di laurea in giurisprudenza dell'Università degli Studi, Lean Campus University, Franco Frattini. Illustre e carissimo Presidente della Corte Costituzionale, magnifico Rettore,
Caro Presidente Polidori, Presidente della nostra Università, le mie parole saranno brevi e dettate anche dall'emozione di poter avere oggi l'onore, come program leader della Facoltà di Giurisprudenza, di introdurre la Lectio Magistralis del Presidente Coraggio, per il quale, come è noto, nutro da sempre profonda ammirazione e, se mi permetti Giancarlo, affetto personale, da tanti anni, da quando con i calzoni corti entrai vincitore di concorso al Consiglio di Stato e trovai l'attuale Presidente Coraggio come maestro, come guida di scienza giuridica e di assoluta e profonda rettitudine morale. E quindi questo è un onore grandissimo di ascoltare le parole in questa sede con i professori, i colleghi del corso di laurea in giurisprudenza delle altre facoltà. È stato estremamente importante quanto il magnifico rettore ci ha detto, ed è probabilmente la ragione che mi ha indotto, pur ricoprendo un incarico istituzionale al Consiglio di Stato certamente di rilevanza, di accettare questo ruolo di program leader di giurisprudenza, proprio vedendo le prospettive, ed è la conclusione del mio primo anno accademico in queste funzioni, le prospettive che l'Università si proponeva per il presente, l'anno appena trascorso, e per il futuro. E quanto ci ha detto il magnifico rettore ne è assolutamente la testimonianza, con l'impegno e lo sforzo costante della Presidenza dell'Università e di tutti i colleghi docenti che ho visto in questi mesi crescere nello sforzo, nella dedizione e nella motivazione. Io credo, carissimo Presidente Coraggio, questa è una università che ha delle ambizioni alte, pur non essendo numericamente una grande università, ma nel mondo che corre molto più veloce di quanto tanti settori della società possano immaginare, aver saputo intuire che alcuni settori che potremmo definire di nicchia, ma che di nicchia non sono, penso alla sicurezza e alla cyber security, che sono oggi la parola d'ordine di tante istituzioni in Italia e nel mondo, è stata un'intuizione essenziale, così come quella di puntare nello sport e puntare sulla formazione di giovani che hanno al petto medaglie olimpiche e che allo stesso tempo vogliono approfondire le loro esperienze culturali per diventare manager nel settore sportivo. Se vogliamo, noi abbiamo in questo modo anticipato e di molto quello che altri stanno facendo e preso ad esempio le migliori esperienze di paesi, penso agli Stati Uniti d'America, dove i college che ospitano atleti o ex atleti olimpici sono modelli a cui il mondo accademico deve, a mio avviso, guardare, e noi con un po' di orgoglio, devo dire, abbiamo guardato a questi modelli prima di molti altri, e la presenza di docenti che conoscono perfettamente il sistema sportivo, il mondo delle istituzioni sportive e come una facoltà, ad esempio come quella di giurisprudenza, possa aiutare a non perdere il valore aggiunto di chi è eccellente o lo è stato nel mondo dello sport e vuole portare nel mondo della società civile, delle istituzioni, questa sua esperienza. L'ultima personale riflessione: quando abbiamo insieme al magnifico rettore guardato i programmi con, devo dire, la costante e quotidiana
assistenza preziosa del nostro direttore generale, che voglio riconoscere qui pubblicamente. Ci siamo resi conto che questa università ha delle potenzialità su cui investire. Ecco, oggi sapere investire su queste potenzialità, essere stati in grado e onorati di mostrare al Presidente della Corte Costituzionale che cos'è oggi l'Incampus e quali sono le prospettive cui l'Incampus ambisce, è soltanto questo un punto di onore e di orgoglio che mi rende particolarmente felice di poter dare poi la parola tra un istante al Presidente Coraggio. Grazie molte. Prende la parola il Presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio. La coperta di Linus. Allora, anzitutto sono io che vi ringrazio di questo invito, per me è un onore e anche un'occasione importante per poter dialogare con un corpo accademico di alto profilo e soprattutto con i giovani, se mi permettete, nonché di scoprire una realtà importante della vita culturale romana e che fino ad ora, confesso, mi era praticamente ignota, era poco più di un nome per me, quindi grazie, grazie veramente a voi. Il titolo che abbiamo concordato con Franco di questa Lectio Magistralis, un po' pomposo come definizione, diciamo, di questo colloquio, è quello, il riparto di giurisdizione e la Corte Costituzionale. A chi verrebbe spontanea la domanda, ma che cosa c'entra la Corte Costituzionale con il riparto di giurisdizione? Ebbene, c'entra purtroppo, aggiungo, c'entra, tant'è vero che personalmente me ne sono dovuto occupare nella mia attività in Corte e come componente del Collegio e anche talvolta come giudice relatore. Ma è evidente che questo è il segno di una patologia. C'è qualcosa che non va nel nostro sistema di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo. Sì, grazie. E del resto è un'opinione diffusa, cioè la convinzione che occorre in qualche modo affrontare questo tema e risolverlo in modo diverso è un'opinione molto diffusa, non solo nella dottrina, ma in generale negli addetti al lavoro. E vengono, come vedremo poi, questa sarà un po' la mia conclusione, proposte varie soluzioni. Però prima di trovare le soluzioni bisogna trovare il colpevole, cioè qual è la ragione di questa difficoltà di rapporti fra giudici ordinari e giudici amministrativi, difficoltà che ho vissuto personalmente, insomma, lo sappiamo, come consigliere di Stato, poi come presidente di sezione, presidente del Consiglio di Stato, ho avuto continui problemi che abbiamo cercato di risolvere talvolta con il dialogo, ma che sono rimasti sul tappeto. Quindi il colpevole. C'è anzitutto una prima linea di tendenza nella dottrina, direi fra gli odiatori della doppia giurisdizione, i quali cioè accusano appunto l'esistenza stessa di una doppia giurisdizione e individuano come causa delle difficoltà di questo riparto. Beh, questa tesi è liquidabile in poche battute, cioè l'esistenza di una doppia giurisdizione non è un unicum in Italia, c'è in Germania, c'è in Francia, c'è in Belgio. A questo proposito, e anche in molti altri paesi, a questo proposito in Corte non è raro che noi incontriamo
i rappresentanti delle corti supreme di altri stati. Fra gli altri abbiamo incontrato la corte svedese, anzi le corti svedesi, due altissimi magistrati che rappresentavano rispettivamente la corte civile, lato, nel senso lato, e la corte amministrativa. Al che la mia ingenua domanda: ma chi risolve il problema della delle competenze? Mi guardò perplesso e poi mi rispose: ci incontriamo e troviamo una soluzione. Questa era. Soluzione, strumento di soluzione del riparto, che poi non è estraneo alla storia della nostra giurisdizione. Negli anni 30 c'è stato un famosissimo all'epoca concordato giurisprudenziale, giurisdizionale per meglio dire, fra il primo presidente della Corte di Cassazione, Mariano D'Amelio, e il presidente del Consiglio di Stato, Santi Romano, tanto nomine in entrambi i casi, in cui fu risolto un problema che era alquanto complesso, perché vedeva non solo diviso Consiglio di Stato e Sezioni Unite della Cassazione, ma anche all'interno del Consiglio di Stato c'era un contrasto di giurisprudenza fra la quarta sezione, istituita nell'80, 1889, quindi stiamo parlando di una questione che è nata 130 anni fa con l'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, ma dicevo c'era un contrasto di giurisprudenza anche fra la quarta sezione e la quinta sezione da poco tempo istituita. Il contrasto era se il riparto dovesse essere effettuato sulla base del petitum o della causa petendi, e la soluzione fu che era sulla base della causa petendi. Cosa significa? Che differenza c'era? La differenza è che se si agisce sul petitum, se ci si basa sul petitum, non conta la situazione soggettiva, ma conta quello che si chiede al giudice. Se chiedi l'annullamento dell'atto vai davanti al giudice amministrativo, se chiedi la disapplicazione e risarcimento, l'eventuale risarcimento del danno, vai davanti al giudice ordinario. Una soluzione che ha funzionato per anni, quindi non è possibile incolpare l'esistenza in sé della doppia giurisdizione. Si è detto allora la colpa è dell'interesse legittimo, un criterio elaborato dalla giurisprudenza, fatta propria dalla stessa Costituzione, dell'Assemblea Costituente, grazie soprattutto a Meuccio Ruini, che era stato Presidente del Consiglio di Stato e poi autorevolissimo componente dell'Assemblea Costituente. Colpevole l'interesse legittimo. Ma quindi dovremmo essere fieri, la dottrina italiana, la giurisprudenza italiana dovrebbero essere fieri di questa nozione, che è vero non è conosciuta negli altri stati, ma questo è merito nostro, non un nostro demerito. L'interesse legittimo è un concetto che non è certo meno chiaro di quanto non lo sia il diritto soggettivo pubblico della dottrina tedesca, e che è alla base del riparto fra il giudice amministrativo e il giudice civile nella dottrina tedesca. Fra l'altro, sull'interesse legittimo, a mio avviso, è stata detta una parola definitiva in un bellissimo libro, in un bellissimo saggio di Franco Scocca, che ha il duplice pregio anzitutto di una ricostruzione, di un affresco storico veramente straordinario, ma soprattutto lo sforzo che compie l'autore è quello di non crearsi una nozione propria di interesse legittimo, ma di lavorare sul dato normativo, che poi nella maggior parte dei casi è in realtà il dato giurisprudenziale. Del resto, non è che il riparto di giurisdizione nei paesi che ci sono più vicini si funzioni meglio che in Italia, o meglio che i criteri siano più chiari.
In Germania, come ho accennato, si distingue a seconda, il diritto, si dice la situazione soggettiva è unica, ma diritto soggettivo sempre, ma privato, di diritto privato e di diritto pubblico. Il che pone un problema di distinzione analoga a quella che noi facciamo fra diritto soggettivo e interesse legittimo. Ma è talmente poco chiara la situazione anche in Germania che hanno fatto ricorso a un istituto che ha del pragmatismo poco germanico e molto anglosassone, direi, che è quello della prevenzione. Cioè il primo giudice a cui ti rivolgi o lui decide, ti trattiene la giurisdizione e decide o ritiene di non avere giurisdizione e individua il giudice a suo avviso competente, il quale è vincolato alla giurisdizione, non può a sua volta rifiutarla mettendo in moto il meccanismo del ricorso per difetto di giurisdizione, sezioni giudice superiore e così via. Un istituto, diciamo la verità, molto pratico ma molto discutibile, perché permette una sorta di scelta del giudice che si preferisce, cioè nelle varie materie il giudice più disponibile all'accoglimento della tesi di parte viene individuato poi come giudice competente. Quanto alla Francia, la Francia ha fatto vari tentativi nella sua storia, prima l'acte de puissance publique, sempre questa terminologia francese, molto, molto francese, diciamo, molto composta, poi del service public, e poi hanno ripiegato sui blocchi di materie, che è anche una soluzione che in parte poi abbiamo sperimentato nel 2000, ma che a sua volta è discutibile, perché mette nelle mani del legislatore una scelta che può essere indotta da ragioni politiche e non da ragioni tecniche. Faccio un solo esempio: la materia della immigrazione, si è scelta la strada della giurisdizione amministrativa perché si è ritenuto a torto a ragione che la giurisprudenza della giurisdizione amministrativa fosse più tutelasse meglio certi valori politici di tutela e di limitazione dell'immigrazione rispetto al giudice ordinario. Quindi anche quella presenta profili di pericolosità non indifferenti. E allora qual è la causa? Beh, come dirò fra breve, la causa a mio avviso è nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Io non sono abituato a parlare sempre fuori dai denti, cioè poco diplomaticamente, ma non ho mancato di farlo anche nelle riunioni che ho avuto con loro a suo tempo, quindi non mi nascondo dietro un dito. Ma prima di arrivare a descrivere questa giurisprudenza e ai difetti che essa ha, per non parlare di errori, ed è già in un certo senso un eufemismo, devo dire che è proprio lo stato dei rapporti fra le nostre giurisdizioni che è patologico. C'è una situazione di continua tensione assolutamente cui è assolutamente estranea quello spirito che 50 molti più anni fa aveva portato al concordato giurisprudenziale, e che in un certo senso è anche sopravvenuto rispetto alla mia antichissima entrata in Consiglio di Stato, perché è legata, a mio avviso, alla legge 205 del 2000. Questa legge ha introdotto in forma embrionale il criterio un po' dei blocchi di materie alla francese, per intenderci, e ha riconosciuto, in questo contraddicendo una sentenza famosissima delle sezioni unite, la 500 del 99, affidando al giudice amministrativo il risarcimento, l'azione per il risarcimento del danno. Ora, questa legge non è stata mai digerita dai colleghi ordinari, anche a causa, io mi sforzo di essere obiettivo, di un grave errore, a mio avviso,
commesso dal Consiglio di Stato. C'è una famosa ordinanza, numero 2, se non mi sbaglio, forse tu mi pare che sia del 2000 o del 2001, 2001, in cui forzammo notevolmente, quindi della nostra adunanza plenaria, adunanza plenaria del Consiglio di Stato, forzammo notevolmente l'interpretazione e l'applicazione della legge 205, ampliando competenze già che in modo massiccio erano state affidate al giudice amministrativo. Questo provocò la giusta, devo dire, reazione dei colleghi ordinari, di qui ricorso alla Corte Costituzionale, ecco il primo intervento, la famosa sentenza 204 del 2004. Allora in Corte Costituzionale c'era Alfonso 40, il quale riuscì a limitare i danni, perché il rischio era di una cancellazione totale della legge 205, ma comunque fu ridisegnato il rapporto e soprattutto fu collegato questo ampliamento della giurisdizione all'esistenza di un potere, cioè il dato qualificante, quello che individua il giudice, la competenza del giudice amministrativo è il potere. E fu anche riconosciuto la competenza del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno. Ho accennato prima, contraddicendo una sentenza delle sezioni unite, che però era chiaramente strumentale, perché già si parlava in Parlamento del varo della legge, loro vollero precedere e affermarono che la competenza in materia di risarcimento del danno era del giudice ordinario. Io sto un po' divagando, ma in un certo senso è come se chiarissi anche a me stesso che cosa è successo, che cosa ho fatto nella mia vita professionale, che problemi abbiamo avuto e come abbiamo cercato di risolverli. Dicevo, contraddicendo questa sentenza che dopo decenni aveva finalmente riconosciuto, ampliato, perché c'era già riconosciuto il risarcimento del danno per i provvedimenti restrittivi, cioè l'espropriazione in parole povere, ma non nel caso degli interessi legittimi pretensivi. E Nigro diceva che la giurisprudenza della Cassazione era pietrificata, avevo usato questo termine, secondo me però un'accusa ingiusta, perché la realtà è che l'attribuzione al giudice amministrativo dell'azione di risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo è nella realtà delle cose, perché riconoscere il risarcimento del danno e valutare la legittimità dell'atto amministrativo c'è una connessione indiscutibile, tanto è vero che nessuno si è preso la briga di vedere che cosa è successo dopo la sentenza delle sezioni unite, quella che riconosce la 500, che riconosce il risarcimento del danno. Ci fu un andirivieni fra Cassazione e Corte d'Appello, perché andavano in Corte d'Appello invitandola a liquidare il danno e quelli non sapevano come cavarsela, e quindi ricorso di nuovo in Cassazione perlomeno due volte, poi mi ho perso le tracce perché insomma non ho voluto perdere ulteriore tempo per vedere che fine avesse fatto la cosa. Invece la sentenza 204, ripeto, da una parte delimitò questo blocco di materie individuando l'esistenza del potere come condizione indispensabile della competenza del giudice amministrativo, dall'altra affermò che l'azione di risarcimento del danno era e costituiva il naturale completamento della tutela dell'interesse legittimo e quindi competenza del giudice amministrativo. Naturalmente la cosa lasciò sempre questo uno strascico di malumori, diciamo, fra i due blocchi di giudici,
di cui un esempio più significativo è il problema della pregiudiziale, no? Quello se cioè fosse necessario prima annullare l'atto per poi ottenere, chiedere, ottenere eventualmente il risarcimento del danno, o se l'azione fosse autonoma. Ecco, in quel caso devo dire si fu poi un concordato giurisprudenziale proprio. Presidente, allora credo che fosse Lino De Lise, io presidente aggiunto, quindi al posto tuo, ci incontrammo con il primo presidente della Corte di Cassazione, Carbone, e individuammo la soluzione che poi si tradusse in una sentenza delle Sezioni Unite che affermò il principio che riaffermò il principio che non c'era la pregiudiziale, però praticamente ci dette un'indicazione, cioè disse applicate l'articolo, che non me lo ricordo, il codice civile che prevede la riduzione del risarcimento del danno nel caso in cui la parte lesa avesse concorso alla causazione del danno stesso. Ci fu questa obiter dictum nella sentenza, che fu, e questa fu la soluzione, un mini concordato giurisprudenziale. Ma quali sono, l'ho già detto, già accennato, quelli che a mio avviso sono altrettanti errori e gravi errori delle Sezioni Unite? Errori poi, in realtà sono un modo per ritagliare una fetta di giurisdizione del giudice ordinario in materie che sono invece naturalmente amministrative. Non a caso, in entrambi i casi, si tratta di un ampliamento appunto della giurisdizione ordinaria. Primo errore, come vedete io parlo sempre con grande chiarezza, però se non lo faccio alla mia età, quando poi parlerò mai allora senza peli sulla lingua, è quello del potere discrezionale. Cioè, qui veramente c'è una giurisprudenza pietrificata secondo cui quando il potere è discrezionale c'è competenza del giudice amministrativo, quando invece il potere è vincolato questa giurisdizione non c'è. Eppure fin dal 98 c'è una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 127 del 98, estensore era Vaccarella, mi ricordo, il quale dice la tesi che in presenza di un potere vincolato non ci sia giurisdizione del giudice amministrativo è un postulato privo di qualsiasi fondatezza, quindi 127 del 98. Questo non ha impedito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di continuare sulla sua strada, non solo, anzi, ribadire che la discrezione è solo la discrezionalità che giustifica la competenza del giudice amministrativo, ma anzi a fare un'ulteriore distinzione. Occorrerebbe cioè valutare se la discrezionalità è finalizzata a tutelare l'interesse della parte, ovvero l'interesse pubblico. Una cosa veramente assurda, ma vi rendete conto? Io penso dopo decenni di attività di giudice amministrativo avrei difficoltà enormi a individuare e fare questa distinzione. Immaginiamo un povero avvocato il quale si trova a dover fare una scelta importante per il suo cliente, nonché costosa per il suo cliente, che deve fare invece individuare se questo potere discrezionale si riferisca, trovi la sua base nella tutela dell'uno o dell'altro interesse. Ed è una tesi che è stata ribadita anche di recente.
è stata ribadita in un'ordinanza 2600, no, 26.000, che cifre, questo è veramente un altro assurdo del nostro sistema, e che in Cassazione ci siano numeri di questo tipo, proprio fuori dal mondo. 26.391 del 2020, quella ha ribadito, hanno ribadito le sezioni unite questo principio. Siccome poi la questione era arrivata in corte costituzionale, ci siamo trovati di fronte a quello che sarebbe stato, perché la questione era stata sollevata da un tribunale amministrativo e riguardava la revoca della patente di guida, fra l'altro una materia in cui eravamo già intervenuti, avevamo detto che la revoca doveva essere non automatica bensì soggetta, quindi aveva fatto un intervento additivo dicendo il prefetto revoca, no? Il prefetto può revocare, lasciandogli cioè una certa discrezionalità. Sulla base di questo il TAR aveva sollevato la questione di costituzionalità concernente, e noi ci siamo trovati di fronte a questa ordinanza delle sezioni unite, cioè avremmo dovuto dire che in questo caso l'interesse tutelato era quello della parte, non quello dell'amministrazione, ergo la giurisdizione non era del giudice amministrativo, bensì del giudice ordinario. L'abbiamo poi passata senza polemizzare e abbiamo fatto benissimo. Nelle sentenze non si deve mai polemizzare con, tantomeno poi con i giudici rimettenti, insomma, diciamo che non è corretto, non è opportuno. Senza polemizzare, ma siamo andati avanti, abbiamo detto la giurisdizione c'è, quindi non c'è problema. Ma soprattutto, e qui torno al mio carissimo amico, stimatissimo amico Franco Gaetano Scocca, il problema del potere, della rilevanza, della discrezionalità o meno ai fini del riparto è un problema, dice proprio in quel libro che ho citato prima, di diritto positivo. Cioè non è una scelta teorica, dottrinale, che possa essere motivata con argomenti di tipo teorico. È il legislatore che ha questo potere di scegliere e di attribuire la competenza all'uno e all'altro giudice. Ora, il fatto è che il legislatore lo ha fatto ripetutamente, lo ha fatto nelle due leggi, come possiamo dire, costituzionali, fra virgolette, dell'azione e del processo amministrativo, quindi il codice del processo amministrativo e la legge 241. Nel codice del processo amministrativo sono due articoli, articolo 30 e articolo 31. L'articolo 30 è quello che disciplina l'azione contro il silenzio. Questo, permettetemi, un altro ricordo storico. Nell'azione contro il silenzio, definita come di inadempimento, è il frutto di una combina amichevole fra dottrina e giurisprudenza, in concreto fra me e Franco Scocca, perché era lui che aveva scritto un articolo sul silenzio come inadempimento e non come silenzio rifiuto, cioè come fictio provvedimentale, no? Come un provvedimento finto, e questa linea che mi aveva convinto è passata alla nostra adunanza plenaria, di qui una sentenza che all'epoca fu abbastanza famosa e che comunque disciplina ancora l'istituto. Quindi. Ora, dicevo, la norma sul silenzio, l'articolo 30 sull'azione di silenzio rifiuto, dice che quando l'atto è vincolato, il giudice nell'accogliere la domanda deve anche pronunciarsi sul merito, cioè deve dire come deve essere fatto l'atto, deve riconoscere a colui che agisce non soltanto il diritto ad avere il provvedimento, ma il diritto ad avere quel provvedimento, quindi atto vincolato
indiscutibile competenza del giudice amministrativo, e né è stato un atto di forza compiuto da quella commissione costituita presso il Consiglio di Stato, in cui peraltro c'erano anche giudici ordinari, perché in realtà questo articolo non fa che recepire una giurisprudenza risalente, ma veramente molto risalente, erano stati almeno 40 anni che la giurisprudenza era in questo senso. Ma poi c'è anche l'articolo successivo, quello sull'azione di condanna. L'azione di condanna è stata una panacea della dottrina finalmente il riconoscimento sulla scorta della normativa tedesca, della dottrina tedesca di un'azione di condanna, cioè della possibilità di ottenere dal giudice amministrativo non un semplice annullamento dell'atto, ma un atto, l'atto determinato. Quando però? Quando l'atto è vincolato, tant'è vero che l'azione di condanna nel disciplinare rinvia alle condizioni e requisiti previsti dalla norma precedente, quella sul silenzio rifiuto. Poi c'è, come dicevo, l'altra norma costitutiva del sistema di diritto amministrativo, che è la 241. L'articolo 21 octies, questo vi fa rendere conto di come siamo in presenza di una legge tormentata, di un progressivo miglioramento di questa disciplina che però ha portato all'emanazione, lo dicevo al presidente della Corte Suprema israeliana, che è venuta a trovarci, che stanno studiando una legge sul procedimento amministrativo, ho detto copiate la nostra, è la migliore, insomma, un po' di nazionalismo non fa mai male, ma poi in effetti è un'ottima legge. Dunque mi sono perso. Dicevo, quindi la legge prevede, articolo 21 octies, che quando un atto vincolato nel merito rispetta la norma non può essere annullato per vizi formali. Atto vincolato, annullamento, indiscutibile competenza del giudice amministrativo. Quindi questo è un primo grave errore, perché è il potere in sé che qualifica una giurisdizione, non il carattere vincolato o meno del potere. Comunque, in presenza del potere, la soddisfazione dell'interesse di parte passa per l'esercizio del potere, sarà pure vincolato, ma passa per l'esercizio del potere. Questo errore, poi l'incidenza e la rilevanza di questo errore è poi aggravato da un altro indirizzo giurisprudenziale, che io dico è quello della frammentazione della materia. Faccio prima l'esempio e poi spiego di che cosa sto parlando. Facciamo l'esempio in materia di contributi. In materia di contributi, sicuramente la concessione del contributo, salvo casi rarissimi in cui c'è un assoluto automatismo, ma anche discrezionalità, e quindi il giudice e quindi le sezioni unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario, in genere è discrezionale, quindi competenza del giudice amministrativo. La cosa dovrebbe finire lì. Invece no. Perché a questo punto interviene quella che ho già detto come la frammentazione, cioè tutti i subprocedimenti collegati, in particolare quella di riduzione del contributo, revoca, insomma i vari atti che possono seguire la vita del contributo legati al comportamento della parte, la giurisprudenza delle sezioni unite va alla ricerca di volta in volta, l'atto è discrezionale o è vincolato. Quindi tu non sai mai, tu avvocato, non sai mai, è cittadino anzi, non sai mai a che devi andare a verificare di volta in volta quale sia il giudice competente. Fra l'altro, Si contraddicono anche le sezioni unite, perché quella sentenza 500 del 99, giustamente famosa perlomeno fra noi di un paio di generazioni fa, quindi dubito che lo sia anche per voi giovani, individua
la nozione di interesse legittimo è in modo brillante, cioè è una bella sentenza, e dice interesse legittimo, il contenuto dell'interesse legittimo è la pretesa al bene della vita, un carattere sostanziale dell'interesse legittimo. Ora, qual è la pretesa al bene della vita dell'esempio che ho fatto io? Avere il contributo. Invece, che cosa fa la giurisprudenza? Dà rilevanza a quegli interessi che Giannini qualificava come gli interessi procedimentali, cioè gli interessi che si sviluppano nel corso del procedimento o dei subprocedimenti collegati, e va di volta in volta alla ricerca, alla verifica se questi interessi, questi interessi siano collegati ad un atto che non è provvedimento, sono atti subprocedimentali, ad un atto vincolato o meno. È come se, forse portando il ragionamento agli estremi, è ancora più evidente la irragionevolezza di questo criterio. È come se si dicesse, siccome c'è un obbligo di motivazione, il cittadino che pretende la motivazione esercita un diritto soggettivo e deve andare davanti al giudice ordinario. Questi sono interessi procedimentali. L'interesse che conta, l'interesse sostanziale al bene della vita è un altro ed è unitario ed è quello che individua l'ambito della giurisdizione. Lo Stato di difficoltà, questo dunque sono le cause, diciamo, dello stato di difficoltà dei rapporti. Lo stato di difficoltà che è reso particolarmente evidente da una vicenda di cui sono stato involontariamente protagonista, nel senso sempre come giudice della Corte Costituzionale. Perché il ragionamento, o meglio, la sensazione di disagio, chiamiamola così, dei colleghi ordinari di fronte al risalente sempre, è strano, ma risalente sempre al 2000 e alla legge 205, è fondata sul fatto che questa legge avrebbe attribuito situazioni di diritto soggettivo al giudice amministrativo e sottratto quindi la materia, queste in questa materia, che è quella dei servizi pubblici, delle concessioni, al giudice ordinario. A parte che dietro c'è una concezione feudale della giurisdizione, che devo dire la verità non è propria soltanto del giudice ordinario, anche il giudice, un po' tutti i giudici hanno questa concezione, che se gli si tratta una materia è una questione di lesa maestà, un attacco alla loro importanza, non so perché, io non ho mai avuto questa, anzi via via, prendetevela, non c'è problema. Ora, questo disagio si è tradotto in un indirizzo giurisprudenziale che portava a superare l'articolo 111 della Costituzione, in particolare l'ultimo comma, laddove prevede che contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è possibile soltanto per difetto di giurisdizione. E quello che è grave, e questo lo ritengo veramente grave, è che una parte della dottrina ha sposato questo indirizzo, fondandolo sul fatto che il dato sostanziale è l'esistenza di casi più numerosi in cui il giudice amministrativo si occupa di diritti soggettivi, e quindi rischio di giurisprudenza contraddittoria su una stessa situazione giuridica soggettiva. Ma sulla modifica dell'articolo 111 e dell'introduzione del concetto di provenienza della Corte di Strasburgo dell'articolo 6, il giusto processo. Questo giustificherebbe una reinterpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 111. Una giurisprudenza, devo dire, che sostanzialmente è minoritaria.
e fra l'altro è anche divisa, perché c'è una linea oltranzista che dice ma sempre in materia di, un'altra linea, qui siamo veramente all'assurdo, che dice soltanto in presenza di una decisione abnorme del giudice amministrativo. E proprio sulla base di quest'ultima linea giurisprudenziale, la Corte di Cassazione aveva sollevato un problema che riguardava una norma molto tecnica, molto specifica, era una norma che disciplinava il passaggio delle competenze dal giudice amministrativo al giudice ordinario in materia di pubblico impiego. C'era una fase intermedia in cui bisognava ricorrere al giudice amministrativo entro un certo termine, in mancanza che cosa succede? Il giudice amministrativo, in mancanza, essendo rispetti te, è inammissibile. Ricorso alle sezioni unite, le sezioni unite sollevano la questione di costituzionalità della norma così interpretata. La questione, per un caso in un certo senso, fu data a me, perché probabilmente se il Presidente si fosse reso conto della questione di fondo che c'era dietro, forse avrebbe scelto un altro relatore, cioè non un relatore che potrebbe apparire fra virgolette di parte. È una questione che di diritto amministrativo, di pubblico impiego, era naturale che fosse data a me. Se non che io sollevai il problema e la Corte, vi assicuro, all'unanimità, quindi niente di personale, unanimità, disse: ma tu giudice ordinario non sei competente, non sei tu che devi applicare questa norma, la norma incostituzionale o meno la deve applicare il giudice amministrativo, quindi è un caso direi classico, patente di difetto di rilevanza. Voi sapete che per sollevare una questione di costituzionalità devi prima dimostrare che devi applicare quella norma e poi prospettare la non manifesta incostituzionalità, ma se non la devi applicare. È quello che disse, ma ripeto, ci tengo a sottolinearlo, che fu decisa assolutamente all'unanimità, perché era troppo evidente l'inconsistenza della pretesa di far valere l'abnormità della sentenza, tant'è vero che poi nella sentenza glissammo anche sul carattere abnorme e puntammo piuttosto sulla giurisprudenza in generale, sul fatto che rimaneva fermo il principio dell'articolo 111. Ultimo comma è che nello stesso articolo 111, con il suo giusto processo, né la presunta, il carattere presuntamente numeroso dei diritti soggettivi di cognizione del giudice amministrativo erano tali da giustificare una diversa interpretazione ed una impossibile interpretazione. Questo veramente è una cosa che soprattutto che mi dispiace, e che una parte della dottrina possa aver sposato questa tesi. Ma come si può, di fronte ad una norma addirittura costituzionale? Ma le sezioni unite hanno fatto di peggio poi, cioè addirittura hanno ricorso alla Corte dei diritti, ma veramente con una sentenza. Io dico, la storia d'Italia si ripete, i Ludovichi il Moro in Italia abbondano, cioè ogni volta una nostra parte o fazione o una lobby o un gruppo di interessi, pur di far valere i propri interessi, è capace di far venire i Carli VIII di turno e quindi di appellarsi allo straniero. E quindi una ordinanza sottolineata la questione, questa questione pregiudiziale, che questa volta è stata veramente stracciata dalla dottrina, cioè è un attacco alla Costituzione addirittura, direttamente alla Costituzione. Io
non so, il nostro avvocato generale starà seguendo, non so, comunque ho potuto leggere le conclusioni dell'avvocato generale che giustamente fanno una sola osservazione, mi ha colpito, dico ma quanti gradi di giudizio volete, insomma, dice primo grado, appello al Consiglio di Stato, non vi fidate del Consiglio di Stato, ricorso in Cassazione, e dopo perché bisogna fermarsi alla Cassazione? Continuiamo, è evidente invece che ci sono altri strumenti per colpire uno Stato inadempiente, non un illimitato sviluppo del processo. Questa è la storia, dunque. E queste, a mio avviso, le cause. E allora quali i rimedi? Proprio fa qualche giorno abbiamo al Consiglio di Stato, ma naturalmente non partecipano solo quelli del Consiglio di Stato, una così, più che un convegno è un incontro, diciamo, una tavola rotonda, su una proposta che è un po' risalente nel tempo, cioè della costituzione di un tribunale dei conflitti e un tribunale che giudichi anche della responsabilità dei giudici. Non sottolineo quest'ultimo aspetto, ma indubbiamente c'è una certa maritta sul fatto che la responsabilità dei giudici non è adeguatamente affermata, e sono molto rari i casi in cui veramente sia dichiarata con tutte le conseguenze che se ne traggono. Ma l'altra è appunto un giudice dei conflitti, c'è per esempio in Francia c'è un giudice dei conflitti a composizione paritaria. Probabilmente la soluzione è questa, bisogna vedere se è necessaria una modifica costituzionale o meno. Qualcuno dice che sfruttando la normativa sulla nomina dei giudici in Cassazione si potrebbe anche ipotizzare una possibilità, ma insomma magari è tutta un'altra questione, potremmo discuterle a Palazzo Spada fra qualche giorno. Ma il problema, la soluzione del problema è qui, perché non c'è niente da fare. Affidare ad una parte un giudizio è contrasto con l'essenza stessa di ogni attività giurisdizionale. Cioè, se c'è un principio che esprime e riassume il concetto di attività, è la terzietà del giudice. Se il giudice è parte, è inevitabile che finisca con... ci vuole uno sforzo di obiettività che evidentemente le nuove generazioni, al contrario delle regioni precedenti, non sono più in grado di compiere. Detto questo, rimane la mia profonda amicizia nei colleghi giudici ordinari con cui ho quotidianamente da fare in Corte Costituzionale, gente di una impeccabile serietà e di profonda dottrina, quindi va a loro tutta la mia ammirazione e la mia stima, sia ben chiaro. Quello che non mi piace sono le sezioni unite quando ti disciplinano e fanno il riparto di giurisdizione, ma quello è tutto un altro discorso. Grazie. La cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 è conclusa. Esce il Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio.